Bentornati qui su Super Mario più Rabbids Spark of Hope. Come ho detto nello scorso video, oggi andremo a fare le missioni secondarie. E non sono cieco, so che qui c'è la guida. E per completare al 100% con tutti i trucchi e i segreti bisogna appunto controllare tutto. Quindi le guide sono molto importanti. Detto ciò, quest'oggi andremo a fare diverse missioni secondarie, perché non possiamo andare avanti con la storia. Principalmente perché voglio che l'ultimo cristallo di Oscutiferio sia prima delle seconde missioni secondarie. È un casino clamoroso, ma ehi, siamo qui, quindi let's go. Tu vattene. Ok, possiamo andare di qua, quindi let's go. E vorrei un attimo tornare qui alla casa di Fosco per delle monete extra. Esatto, sapevo che c'erano qui, perché le sapevo, cioè brillava prima. Quindi invece qui non c'è nient'altro strano. Qui ci stanno delle orme. Qui bisogna scuotere per ottenere un bel niente. Entriamo dentro la casa di Fosco. Anzi, sapete che c'è? Uso il teletrasporto perché dovremo andare qui. Quindi let's go. Ok, mamma mia, mi sono spaventato. Incredibile, ma vero. Allora, se non erro, bisognerebbe controllare. Qui come cavolo si fa? Ci deve essere un passaggio segreto, in teoria, no? Dai, rivelamelo, per favore. Dai, da qualche parte. Su. Su, su, su. Rivelami la postazione segreta. Ok, qui non ci si può andare più di tanto. Qui non c'è niente. Io mi domando come ci arrivo lì. Bella domanda. Ok, dobbiamo fare il giro completo. Allora, entriamo dentro questa casa prima di tutto per controllare se c'è un quadro. Se c'è il quadro è molto importante, perché ci determinerà la storia, appunto. Un giovane fosco recita la sua prima poesia poco prima della grande peronospora di crepuscolo. Ok. Sono serviti ben 500 spazzafoglie per gestire tutte le foglie cadute. Tutto quel rumore ha portato a una multa di milioni di monete. Perfetto, sappiamo che Fosco mi sa che porta guai. No, non dobbiamo entrare dentro quella botola. I quadri ci raccontano la storia di Crepuscolo, ovviamente. Quindi il secondo quadro, se non erro, dovrebbe essere qua. Giusto? E invece mi sbaglio, ma di gran lunga. Qui c'è qualcosa da esaminare a questo punto? No. Ma c'è il re, il giovanotto, quindi let's go. Ovviamente alcune missioni le taglierò come sempre e altre le lascerò. Quindi let's go. Nessuno può mettere in pericolo dei deliziosi dolcini e restare impunito. Mi occuperò personalmente della cosa. Rapido, ecco Bowser. Luigi, non siamo qui per mangiare. Per fortuna Bowser è sempre pronto a combattere. Almeno. Ok. Detto questo, Rabbid Luigi, se trovi dei croccanti al miele appena fatti, me ne porti qualcuno? No, no, perché tu hai detto che non siamo qui per i dolci. È sempre tempo di dolci, ricordatevelo, eh? I dolci sono un pasto prelibato che bisogna fare attenzione. Attenzione, tra le altre cose, qui ci stanno tutti gli occhi dello Scutiferio attaccati. Quindi molto molto buono. E let's go. Allora, prima cosa, posso fare una scivolata? No, eh. Allora, facciamo così. Perfetto. Tu non mi vedrai più.
Ok, perfetto. Quindi let's go. Almeno ne becchiamo tre. Poi lì bisogna vedere come bisogna fare. E Bowser, allora, tu ti metti qua. Ok. E poi let's go. E poi usa i tuoi bei Koopa Spain Koopas Sapiens. Tipo. Ok, let's go. Almeno bruciamo un po' di gente. Vai, brucia. Brucia. Brucia, brucia. Ma colpisci anche i tuoi compari. Vai. Vai, vai, vai. Sì. Ok, tutte e due si sono contagiati. E adesso manca l'ultima botta. Che è... non fa niente. Ok. Ovviamente cerca di attaccarmi, ma non ci riesce. Pure lui cercherà di attaccarmi, ma non ci riuscirà. I Koopa. No, questi sono i Goomba, non i Koopa. È l'unico che riesce a fare qualcosa, è lui. Ok. Grazie. Allora, poi. Poi. Oh my god. Allora. C'è la scivolata che è molto importante. Qui. Poi entra. Allora, vediamo quanti occhi posso fare. Un bel po'. Un bel po' in realtà. Mi vedo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Poi qui due lì. Ok. Potrebbe essere una soluzione, ma ritorniamo indietro per Bowser. Allora. Bowser, tu puoi andare fino a qua. Poi io sto qua. Tu fai un bel salto, team. Let's... ma come? Let's go. Perfetto. Poi non posso. Ah, perché non c'ho più la scivolata. Vero. No. Tu non so che fare. Utile sarebbe in realtà. Allora, c'è un trucco in teoria. Ok, non ci riesco però a farlo. Pazienza, pazienza. Allora, posso fare un altro salto? No, eh. Un po'. Dai una bella rinfrescata agli spark. Tecniche, tornare a utilizzare tutto immediatamente. Potrebbe essere utile, in effetti. Movimento, sì. Usiamo uno di movimento di più. Allora, quindi, entra. Ok, perfetto. Facciamo bella domanda. Ok, ma non becco quello. Quindi devo beccare linea d'aria. Ok, perfetto. Let's go. Allora, tu perfetto. Poi tu devi fare 1, 2, 3 e let's go. Vai. Perfetto, colpisco almeno tutti quanti. Bowser, tu non è che più di tanto mi servi, quindi però cerca di resistere il più possibile, per favore. Ok, comunque sia,
siamo messi abbastanza bene. Ok, pareva che mi colpiva anche Rabbit Luigi, no? Dai, andiamo. Cerca di non colpirmi, per favore. E niente, Bowser non c'è più. Però, l'importante è Rabbit Luigi. L'importante, vero? Non mi... Devo usare veramente un altro oggetto? Che non posso più utilizzare tra le altre cose? Allora, e torno a utilizzare tutto immediatamente. No, non posso. Mannaggia la miseria. Bowser, mi hai abbandonato. Per poco. Allora, utilizziamo riflesso. E poi anche utilizziamo... devo prendermi per forza più oggetti. Recupero dei PS. E let's go. Vai, non mi colpire per favore. Solamente tu, bravo. Ok, ci può stare. Voi altri non mi colpite, perché sennò... Ho detto voi altri non mi colpite. E mi deve colpire. Giustamente, no? Giustamente. Allora, 1, 2, 3, 4. È finito! Let's go! Siamo sopravvissuti anche qua. E wow, quanto è potente Rabbit Luigi. Ok, missione completata. E mi dispiace Bowser. E finalmente arriviamo al livello 20. Perlomeno. Anche se questo penso che il livello 20 era. Non lo so, ma qualcosa mi dice che era così. Quindi... abbiamo preso tutto quanto e adesso andiamo. Ok. Allora, tu che ci dici? Fateli vedere a corsa, la giustizia vincerà. E quando servirà il mio forcone, io e il mio forcone ci saremo. Ok. Interessante. Vediamo il quadro numero dos. Esatto. La recita della poesia di Fosco, dell'infinita e triste malinconia di un piazzista di Zerbini, precedette un'invasione aliena. Ok. L'intero pianeta dovette raccogliere tonnellate di polvere di zucca per riguadagnare la libertà. Atroce. Fosco, se fossi in te... Fosco, se fossi in te, non parlerei più di tanto, dato che porti solamente sciagura! Ok, andiamo qua. E il quadro numero 3 ci dice, perché penso che siano in ordine di case a questo punto. Quando Fosco lesse il suo componimento successivo, un lussuoso incrociatore galattico si schiantò contro un satellite. Per un bel pezzo piovvero detriti. Bene. Rabbids andavano a farsi un picnic e bam! Gli finiva in testa una vasca da bagno in cristallo o un comò dorato. Interessante, poveri Rabbids. Ok, Fosco, abbiamo capito che persona sei. Anzi, che Rabbids sei, perché è un Rabbids. Poi, ai. Vediamo qui che ci dice. Aspettate. Ci dice di uscire. La questione mi puzza. Due tragedie seguirono la lettura di Fosco della sua dichiarazione di un amore sbriciolato sotto bei rami frondosi. Ok, penso che non sia ideale, La prima, la luna che orbitava attorno al pianeta, è precipitata al suolo. La seconda, la sua amata ha confessato di aver baciato il capitano della squadra di calcio. Bene. Allora, a quanto pare, dobbiamo andare da un'altra parte. Però perché ci porta qui fuori? Dove ci sta portando? Ok, sacchetto di super funghi. Molto molto buono in realtà. Quindi questo era l'ultimo. L'ultima casa non c'è perché è stata distrutta, disintegrata. E adesso andiamo a fare le missioni. Giusto? Mediciosi. Ok, grazie.
per il turismo è dannoso a quanto pare. E quindi ci dobbiamo occupare di loro. Detto ciò, andiamo. E indovinate qui chi c'è. Allora, vediamo quanto è. 7 pesciolini. Ok, sono pronto. Sì, lo sappiamo, la sfida dei pesciolini, tutto quanto. Sì, voglio prendere il premio oro. Quindi 7 pesciolini. Let's go. Che la sfida abbia inizio. Salta giù, salta giù, salta giù. Vai. Ok, ho visto un pescioniglio già. Vai, perfetto. Ok, facciamo così. Poi ritorniamo indietro. Prendiamo quello là. Dov'è, dov'è, dov'è? Ok, grazie pescioniglio di essere venuto. No, no. Ok. Ok, perfetto. Ti prego. Vai. Scivolata. Ok. Vai, corri, cucciolo. Let's go. Ti ho visto, pescioniglio. Ti ho visto, eh. Let's go. Tutto. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Siamo alla grande oggi. Oggi stiamo facendo cose incredibili. Ok. Ok, perfetto. Sapevo che saresti respawnato prima o poi. Vai. Oh. Oh. Sono 5, eh. Ci abbiamo 20 secondi. Quindi, let's go. 7, 7, 7, 7. Ok. Ok. Ah, 7 solo. Ok, niente male. Alla faccia dell'iguana, quindi abbiamo fatto bene. Ok, abbiamo preso il trofeo. Sì, sì, sì. E anche la missione. Ora dobbiamo salvare semplicemente dei poveri Toad. Esatto. Puoi fare la missione delle monete e fare altra roba. Allora, devo calcolare la distanza per fare il più velocemente possibile. E qui vi dico la squadra quale sarà per farlo il più velocemente possibile. Ok, la squadra è Luigi, Rabbit Mario e Rabbit Luigi. Sono quelli con la distanza maggiore, quindi usate questi. Detto ciò, let's go. Mamma mia, quanto siamo potenti. Grandi ragazzi, vi meritate un biscottino, per l'appunto. Ora ci mancano altre missioni, per esempio quella della moneta verde, che la dobbiamo fare assolutamente. E poi altre missioni che ovviamente, per ragioni di tempo, taglierò. Allora, let's go. Ok. Ma posso, per forza all'occhio devo fare, o posso anche qua? Per forza all'occhio. Perfetto. Che non so perché non ci arriva. Allora, Rabbit Luigi, let's go. Ok, siamo pronti? Vai. Tra 3, 2, 1. Partiamo. Partiamo, partiamo. 1. Vai. 2. 3. 4. E 5. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo sconfiggere dei mediciosi e altra roba. Il problema è come andiamo avanti. Non lo so minimamente. Forse nel lago c'è qualcosa per sbloccare il passaggio. E quel drago come ci è finito là? E soprattutto, l'ha sconfitto quel rabbit o è stato qualcos'altro, stavo per dire? Dai, dai. Oh, oh, oh. Questa povera okay. Dranguilla. Dranguilla. Vittima di Fosco e della sua poesia, che peraltro è ampiamente sopravvalutata, secondo me. Ok. Quindi, Fosco,
Ripeto, state zitto la prossima volta, poraccio. Allora, cioè, però qui non ho mai visto nulla di particolare. Non è che dobbiamo usare analisi? Ah, vero, non devo tenere premuto. Non credo. Ok, proviamo a correre. Magari c'è qualcosa dietro. Ah, qualcos'altro. Allora, lì c'è un coso. Qui c'è il drago. Quindi, lo sapevo io. Lo sapevo. Quindi, let's go. Per andare avanti dobbiamo per forza fare così. Ora attacchiamo questo e poi andiamo avanti. Ok, ok, ok. Sposta. E noi andiamo. Cosa otterremo mai? Allora, vediamo un pochettino. Bello. Ok, moneta del pianeta. Perfetto, almeno abbiamo le monete necessarie per prendere la chiave, forse. Chi lo sa. Allora, concentriamoci. Pozzo dello scutiferio. Let's go. In mare, appello d'acqua. Raggiungi la zona. Perfetto. Mi servirà ugualmente questa squadra, quindi ci vedremo dopo. È finito. Perfetto. Ora, che dobbiamo fare altre missioni. Che bellezza. Ok, analisi. Ok, di qua possiamo andare là, perfetto. Quindi non è il momento giusto per andare da quella parte. E ora, ok, già abbiamo preso quello lì, quindi tutto a posto. Essenzialmente bisogna fare così. Vai, vai, vai. Mamma mia. E io sto qua. Non puoi venire, vero? Dai, dai. Ok, meglio se andiamo. Andiamo, 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 andiamo più in là. Meglio è. Mamma mia. Ok. E qui c'è qualcosa. Ok. Un ponte verso lo scutiferio. Eh sì, confermo che questa squadra era OP per questa missione. Decisamente OP. Ora non ci resta che fare le altre missioni. Quindi let's go. E dobbiamo prendere tutto quanto. Ok, quindi ci siamo quasi. In realtà i Goomba stanno lì. Ti prego Goomba, ti prego non venire, non venire. Mannaggia. E guarda, 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 guarda qui cosa c'è. Questo. Ok. Quindi, ti prego, let's go. Vai. Perfetto. Ok. Abbiamo sbloccato anche questo passaggio. Qui non c'è qualcosa di strano. No, eh. Voglio vedere semplicemente quello lì. Devo andare di là. Ok, perfetto. Ora, come dobbiamo fare qua? Non possiamo. Giusto? Eh no. Secondo me ci serve un altro spark. Ai 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 ai. A meno che. No, per forza un altro spark ci serve. Tanti saluti ai sonetti al chiaro di luna di fresco, ma anche a quell'annoso problema dei lupi mannari su crepuscolo. Olè. Ok, perfetto. Facciamo così. Ti prego non mi colpire. Ti prego non mi colpire. Non mi colpire. Ok.
Mamma mia, sto sempre rischiando. Ok. Allora, prendiamo questo. E mamma mia, avere Bowser in squadra è un bel sollievo, perché essendo lui grosso mi raccoglie tutte le monete. Ok. Allora, monete rosse. E let's go. Ora andiamo di qua e facciamo così. Ok, perfetto. Let's go. E tu? Secondo me qui ci vuole l'analisi. Va bene, siamo pronti? Tra 3, 2, 1. Let's go. Ok. Dove? Ok. No. Mannaggia, la devo rifare. Allora. Ok, ho visto qualcosa. Però facciamo questa missione delle monete rosse, perché sapete, a me non piace lasciare le cose incomplete. Ok, perfetto. Let's go. Facciamo così. 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 E così. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Ok. E mi sa che prima di andarcene dovremo fare un'altra missione così. Madame Vostrella? No. Non mi pare. Dobbiamo raccoglierlo. Appoggiarlo qua? Non ho capito. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo questo pomeriggio con un altro episodio, dove andremo ovviamente a fare altre missioni secondarie. Pronti? Let's go!